Avete regresso, ragazzine infoiate! Come state? Non vedevo l'ora, ragazzi. Io non vedevo l'ora. Io l'ho vista in mano a Wade la prima volta. Ho detto, vabbè, è un troll. Ho detto, l'ha fatta lui, l'ha stampata. Poi ho detto, ma va, quello è Wade, minchia, quello che cazzo vuoi. Com'è possibile che... Che potete notare la carta da 2 euro. Raga, ha comprato settimana scorsa, mai sfogliato, ha già le orecchie. Cioè, da solo l'ha fatta. Come questa, un tramezzino lasciato al sole che si imbarca. Sì. Raga, da solo l'ha fatta. Cioè, ve lo giuro, l'ho tenuto anche bene, ho detto, l'ho messo nel mobile perché quando dobbiamo farlo. Ma vabbè, l'immagine è geniale. Io non so da dove iniziare. Una volta, ragazzi, c'era il cioè. C'erano su i Backstreet Boys e i vari gruppi Sync, sì, che i ragazzi italiani. Ragazzi italiani che poi sono diventati il cantante dei ragazzi italiani. È diventato? In realtà è gli Tom. Dalla merda alla roba. Gli avrei dato tipo un futuro sotto il ponte della Dora anche lui. E invece sotto il ponte della Dora c'è lo stesso, però perlomeno sa fare qualcosa. Sì, oltre a... Oh mio Dio, ragazzi! Io lo sapevo che ormai il rap era roba da calciatori, velini, da tamarri, da autopiste e calci in culo. Si era spostato al rap perché si ascoltavano i Club Dog e Noise Narcos e pensavano, ah minchia, la droga, allora devo fare il tamarro per ascoltarmi il rap, e adesso li abbiamo tutti in mezzo alla wallera. L'unica cosa che c'entra su questa copertina, raga, è lui. Chi è? Perché? Piccolino. Perlomeno fa questo, dice, vabbè. Piccolino. No, ma lo fa, Fede, lo fa. Ma tu lo sapevi che ti hanno messo? Cioè, adesso scrivo un doppio, diciamo, denunciare. Dopo il cioè è diventato Teen Pop, Big, Teen Girl e adesso è diventato Teen Trap. Voi siete questo. 2 euro di giornale del merda siete. Con le orecchie. Trapper. Con le orecchie che vengono da sole. Ma almeno queste orecchie non ascoltano la merda che fate voi. La cosa divertente è che metà della gente che c'è all'interno di questo numero non sa di essere all'interno di questo quindi, numero. Quindi Teen Trap abusivamente ha preso le foto di dominio pubblico. Sì. Tranne quelle di Gali, perché poi c'è da dire che questo è tutto su Gali. Icona di stile. Icona di stile, quindi non parliamo neanche più di musica, no, di stile. 8 maxi poster di Gali. Noi staccheremo e venderemo in nero. Gali in nero. Marrone. Ma non c'è di Stefano in questo caso? No, a parte tutti gli altri rapper che non hanno visto un soldo, tipo Ernia. L'abbiamo chiamato e manda bullungo. Oh, ma Ernia, ma che cazzo ci fai? Ma che cazzo sto dicendo? Non ne sapevo niente. Ha detto, meno male che sono piccolino. Tra l'altro, le interviste hanno solo estrapolato interviste che hanno fatto ad altri, le hanno riportate senza dare un soldo agli artisti, un po' come facciamo noi. Sì. Il merchandising esclusivo di Sto Magazine, guarda un po'. Cosa c'entra Sto con Gali? Lo sa solo Teen Trap. Evidentemente l'avrà preso. Andatevi a comprare 2 euro di giornale, andate, fatelo per me e gli mandate alla fine. Ci sono le letterine. Ma alla fine ci sono le letterine. Voi gli scrivete, tu le firmate tutti quanti Arcade Boys più il vostro nome. Sì. Tanto siete l'Arcade Army voi, sì, ragazzi. Sì. Questo e scrivete che artista volete, tipo vogliamo Lil Pony, Gesto, Chaos One. Bravo. Con tanti cuoricini. Ma oh, non c'è la DPC. Me ne sono accorto adesso. Cazzo, è vero? Perché li fa la concorrenza Gali? Ma scherzi, quelli sono icone di stile. C'è ragione. Raga, allora vi dico, la copertina è fatta con Fedez, che vabbè, potrebbe starci. Che è fregno comunque. Ma non è fregno, è che ci può stare. Vabbè, sono tutti fregni tranne Sfera Gali, terrone, tutto. Sfera e basta. Quei pechini. In copertina. In copertina. Poi all'interno troviamo Carbreve Franco, a cui ho scritto con Wad. Non sapevano minimamente di essere qua sopra. Poi c'è Nitro, Arcorone. Poi c'è Ercomi. Poi c'è Gemitaiz, Tegua. Lazza, Ernia, c'è Izzy e c'è Madman. Gali. Sto! Ogni tanto ci buttano dentro anche Sto. È vero. Gue Pechegno, viva il rap. Fedez, viva la fregna. Lascia un piccolo shade in un angolino. Insieme a Gali. Gali rasato a zero, sembrava Comagose. Infatti me lo chiamerei di più rasato a zero che con le treccine. Tutto questo, ragazzi, per dirvi che voglio chiamarmi Gali. E per dirvi che 2 euro valete tutti quanti messi insieme. Vabbè, questo non parla di musica, questo è Teen Trap, è icona di stile, l'immagine, non parlano di musica. Quando parlano di musica, quelle 4 righe che hanno scritto, sono tutti geni, sono tutti poeti, sono tutti bravissimi. In questo giornale per ragazzine di 12-13 anni non c'è scritto Madman parla di droga, Tedua parla di strada, Lazza bamba, c'eravamo un Carlito, no, Ernia chiava il doppio, no, sono tutti bravi, buoni e belli, sono tutti iconi di stile, raga. Questo non parla di musica, questo giovani puttane crescono. Ma passatemi il termine, perché qua vi vendono il sex symbol e non vi fanno neanche pensare perché deve piacermi quello, perché l'hanno messo lì, cosa parla nella sua musica. No,
ti deve piacere questo, perché noi l'abbiamo messo in copertina. Fatti piacere sto terrone ignorante con quei tatuaggi sulle mani, fatti piacere questo con le treccine. Se avessero messo uno alto 1,60 m con la panza, il nasone, i denti storti, a voi sarebbe piaciuto anche quello. Perché? Perché ve l'avevano messo qua. Questa è la ragazzina che poi da grande si compra il Chi, si compra l'Eva 2000 e si compra i giornali di gossip da 1 euro, perché quello va, questa, questo 1 euro vale 2 euro, perché c'è Gali con la posta del cuore di Sfera, con Sfera la posta del cuore di Sfera. Allora, volevo arrivare, cosa stiamo diventando quando mi parlate di evoluzione, quando dite no, voi siete della gente che è rimasta negli anni 90, dovete fare l'evoluzione. Se questa è l'evoluzione, se la posta del cuore, se Teen Trap è l'evoluzione, ragazzi, c'è un problema. Ragazzi, c'è un problema vostro, non nostro, che diciamo le minchiate e facciamo per ridere le reaction e voi ci dite che non abbiamo cultura musicale. Raga, noi siamo cresciuti con questo. Ha 25 anni questo giornale, si chiama L, è del 95. Del 95, costava 6.000 lire. Tu che sei una 94, questo, guarda come lo sto tenendo, infatti, ha più anni di te. E si parlava di graffiti, gente che faceva arte con le bombolette. Ma la posta del cuore di Ordirti Bastard? C'era. La posta del cuore di Chaos One? Scusa, glielo fai vedere. C'era la pina, fregna. Oh, raga, io la pina, guardala, pure a piedi nudi. Te non sai quante. Io mi sono disidratato sulla pina. Cosa c'è in prima pagina? C'era Ordirti Bastard. Ok, noi in prima pagina abbiamo Ricky. Ricky col cuore, Gali, Federica Pepper, Benge Fede. Con tutto il bene che posso volere a Benge Fede. Ma anche a Gali e a Ricky gli voglio bene. No, pagina 7 c'era l'era del funk romano, è cominciata Ice One. Invece a pagina 3 noi abbiamo Gali, Sfera e Basta. Sfera e Basta e Gali. Poi abbiamo Bobby Core. Poi ti vendevano o ti consigliavano, se volevi iniziare, di comprare questa marca di bombolette spray, perché erano indicate per fare arte. Qua ti consigliano di comprarti le calze di Gali, i vestiti. Qua ti dicono comprati le calze di Sto. Qua ti dicevano guarda, se ti interessa puoi comprare delle cose per poi fare arte. Questa arte, la vedete? Qua invece comprati le calze per andare in giro a fare il minchia, bimbo, bimbo minchia. Qua ti consigliavano i dischi. Questi sono tutti qua dischi. Sono i dischi, eh? Sì, eh? Sì. Qua ti consigliavano i dischi e ti davano anche una leggera, una piccola, un piccolo parere. Non dico una recensione, ma ti dicevano anche un po' di cosa. Sì, erano un po' pilatate, le recensioni. Vabbè, di Elle, però almeno parlava di quello che gli piaceva a lei. Tutto questo era semplicemente per dirvi una cosa: ci state propinando una cultura che è semplicemente usa e getta. Noi siamo i più fighi, noi siamo migliori di voi che parlate, no, basta, su un divano, parlate dietro ai webzain. Si sono parlate... indignati per noi. Per questo sì, nessuno ha detto un cazzo. Bravo. Anzi, hanno detto, ah, è uscito Teen Trap. Ma questo dovevate bruciarlo. La posta del cuore di Sfera. La posta del cuore. Non bruciare la locandina di un film. Hai capito? Che brutto. Brutto. Però almeno avvicinava la gente al rap, non al personaggio in sé. No, perché questo... almeno c'era la cosa del rap. Era fatto male quel film. Era una merda. Merda. Però. Raga, questo dovete bruciare. Team Trap di merda. Allora, ma i vostri figli, voi comprate questo? Non comprate la musica? Non le state educando? Le state educando a strapparsi le mutande davanti al primo che li sbattono in copertina? Boh, sono schifato. E comunque io ho fatto tutto sto video non tanto per Teen Trap, ma per dirvi che io con le foto della pina mi sono disidratato proprio negli anni.